Anosognosia. L'anosognosia è una di quelle caratteristiche patologiche che potremmo riscontrare nel nostro familiare che ha un'emiplegia sinistra. Anosognosia significa difficoltà nell'avere coscienza e consapevolezza del proprio stato patologico. Nei casi più gravi si manifesta come una vera e propria negazione della patologia, in quelli più lievi con un semplice minimizzare le proprie difficoltà. Per spiegare l'anosognosia in genere utilizzo questo episodio che è accaduto agli inizi della mia carriera con un mio paziente. Una volta terminata la terapia, il trattamento, riconduco il mio paziente, lo riaccompagno in stanza, lo saluto dicendogli che ci saremo visti il giorno a seguire. E lui, dispiaciuto, mi disse che non ci saremmo visti perché era impegnato e sarebbe dovuto andare via. Lo disse in un modo talmente convincente e serio che a quel punto pensai di non essere stato io avvisato di un certo cambiamento di questo tipo. Allora cominciai a chiedergli: scusi, ma dove va? Che cosa va a fare? E lui mi disse che sarebbe dovuto andare ad un appuntamento di lavoro. A quel punto iniziai a capire che c'era qualcosa che non andava e delicatamente gli feci presente che si trovava in un ospedale e che aveva metà parte del corpo che non riusciva completamente a muovere, erano passate poche settimane dal suo ictus. Dicevo: ma come fa ad andare a questo appuntamento di lavoro? Vado da solo con la macchina e mi dirigo in quel punto. A quel punto gli feci capire che non riusciva a camminare in quel momento perché non riusciva a muovere la gamba. E lui tranquillamente mi disse: no, la gamba non la muovo perché effettivamente ho dolore, perché oggi un infermiere mi ha mosso e mi ha fatto male, per quello non riesco a muoverla. Quindi riusciva a trovare una spiegazione plausibile a tutto quello che era derivato dalla patologia. Questo è un episodio piuttosto caratteristico e ricordo questo paziente con grande affetto perché è stato uno dei più gravi che ho trattato nella mia carriera e che mi ha insegnato molto. Ora cerchiamo di ragionare su questo fenomeno dell'anosognosia, la difficoltà di avere consapevolezza delle problematiche causate dalla patologia. È un problema che si ripercuote sul movimento, sulla nostra capacità di muoverci. Immaginiamo di dover affrontare una camminata, camminare con delle difficoltà motorie dovute dalla patologia, ma avendo un tipo di consapevolezza alterato come quello che ci ha dimostrato il paziente di cui vi parlavo prima. Ovviamente tutte queste difficoltà, come il sollevamento del fianco, che spesso accade durante il cammino emiplegico, o la supinazione del piede durante l'arrivo a terra, sono elementi che abbiamo il dovere di modificare nel nostro paziente e che troveremo difficile farlo proprio a causa di questa mancata consapevolezza delle problematiche. Ora, un aspetto come questo, altamente cognitivo, ci impone di riflettere sul tipo di esercizi che dobbiamo costruire per il miglioramento del nostro familiare con un'emiplegia sinistra. È chiaro che gli esercizi che dovremo eseguire dovranno essere carichi di elementi che possano incidere sulla consapevolezza di quello che è il lato sinistro del corpo e del movimento.